Ragazzi, in questo workout ternario vedremo una serie di esercizi, a partire dagli esercizi più facili e arrivare a esercizi più difficili. Vedremo i colpi singoli alternati in maniera ternaria, quindi con un accento ogni 3. Vedremo i colpi doppi, quindi con un accento ogni 6. In pratica vi troverete di fronte a un accent with rebound, a un full tap in qualche modo all'inizio della sestina, perché manterrete i colpi doppi. E poi ancora vedremo il double paradiddle con l'accento sia sui colpi di destra che sui colpi di sinistra con un doppio accento, quindi il double paradiddle inteso come para paradiddle. E poi ancora vedremo l'inverted paradiddle diddle, che è quello che ha destra, sinistra, sinistra, destra, destra, sinistra, quindi ha i diddle all'interno della sestina. Vedremo ancora esercizi con i flam, quindi il flam accent, che altro non è che una terzina a colpi alternati con il flam all'inizio, lo Swiss Army triplet in una combinazione che è quella che ci fa cavallare il rullo a colpi doppi. È come se noi prendessimo il rullo dalla mano forte e invece di suonare i colpi così li suonassimo così, cercando di fare flammare il colpo che c'è in mezzo. E ancora vedremo un rudimento che io amo tantissimo, che è il double flamed mill. Chi non lo conoscesse può andare a vedere le varie cose che io ho trattato sul single flamed mill nelle varie puntate che ho fatto, quindi cliccando Bruno Farinelli flamed mill lo trovate molto facilmente. Di fatto si tratta di un double paradiddle con il diddle all'inizio e l'aggiunta di un flam, e questo è il double flamed mill, è estremamente semplice. Tutti questi rudimenti verranno trattati separatamente all'inizio della lezione, presentati lentamente su questa base gentilmente fornitami da Pier Mingotti e presente anch'essa nel mio libro Drum and Bass, e come di consueto sul finale li vedremo tutti quanti in un workout unico a velocità più sostenuta per quelli che vogliono osare di più e farmi compagnia fino alla fine di questo workout. Ricordate che vi serve semplicemente un pad o il rullante, un paio di bacchette, e suoneremo insieme. La base dura all'incirca un minuto, avrete lo start all'inizio di ogni rudimento e avrete lo start anche all'inizio di ogni rudimento della seconda parte nella parte velocizzata, quindi comunque non c'è nessun tipo di difficoltà. Seguitemi, state con me per qualche minuto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità del canale. Ancora una volta un ringraziamento, perché stiamo crescendo, state crescendo, siete sempre più numerosi, io sono sempre più felice, quindi continuerò a fare video. Buon divertimento, partiamo dai colpi singoli. Vedremo ora il double paradiddle accentato nei primi due colpi singoli della mano destra e poi nei due colpi singoli della mano sinistra. We'll be right back.
Vediamo ora i colpi doppi. Ricordate che nei colpi doppi l'accento verrà dato ogni 6, per cui vi troverete un full tap, un accent with rebound all'inizio del primo colpo. Ora vediamo l'inverted paradiddle diddle, quello che ha il primo colpo all'inizio accentato, i 4 colpi doppi in mezzo e l'ultimo colpo accentato. Ra diddle diddle para diddle diddle para. Funziona così. Ora vedremo il flam accent, che è sostanzialmente, ricorderete, una terzina, però che ha il flam sul primo colpo di ogni terzina. Ora vedremo lo Swiss Army Triplet. Ricordate che in tutte le sue combinazioni lo Swiss Army Triplet non è altro che un rullo a due accavallato. Mettiamola così, ok? Dove rullo a due sarebbe così, lo Swiss Army può essere così, 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 scusate il gestaccio, e mettiamo il flam chiaramente là dove si può. Infine vediamo il Double Flamed Mill. Il Double Flamed Mill, per chi non lo conoscesse, vada a vedere il Flamed Mill normale. Io ho fatto video su questo e li ho spiegati. Il Double Flamed Mill altro non è che un
Double paradiddle con il diddle in fronte e il flam nel primo colpo. Vedete immediatamente come è fatto dallo sticking.
Ragazzi, spero che anche questo workout vi sia piaciuto, come ho visto che avete gradito l'altro. Per chi non l'avesse visto, potete vedere il mio primo workout, quello con la scritta azzurra, livello basic. Questo abbiamo definito un livello che può essere intermedio, ma può essere tranquillamente approcciato dagli allievi principianti e dagli allievi un pochino più avanzati. Per quelli principianti si tratterà di capire di cosa parla e per quelli più avanzati si tratterà probabilmente di fare un pochino di ripasso. Iscrivetevi al canale, vi aspetto sempre qua con un sacco di novità. Un abbraccio grandissimo, ci vediamo presto.